Ben ritrovati a Tu per Tu di Competere Journal. Ospite in studio Enrico Inferrera, presidente di Confartigianato Imprese Napoli. Benvenuto. Grazie, buonasera. Legge di bilancio 2019. Nel dibattito economico di Confartigianato e del Governo c'è grande attenzione per le piccole e medie imprese italiane. Tra i provvedimenti proposti, la mini flat tax per tutti i piccoli fino a 65.000 euro di fatturato e detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, assunzioni, ricerca e sviluppo. Per il ministro Tria e il sottosegretario Garavaglia lo scopo è rendere strutturali gli incentivi, rendere le misure fisse e stabili nel tempo. Qual è la sua posizione sulla manovra del 2019 e come la si potrebbe migliorare ulteriormente a favore delle piccole e medie imprese artigiane? Beh, intanto c'è da rilevare che è la prima manovra dopo tantissimi anni, almeno una ventina, ma soprattutto in questi ultimi 10 anni di crisi economica, di crisi strutturale, che si è invertita una tendenza. La tendenza di far pagare, come dire, alla parte meno abbiente del paese il costo della crisi, perché a mio parere così è stato. Questa crisi strutturale l'hanno pagata i giovani, l'hanno pagata le piccole imprese, l'hanno pagata i pensionati o quelli che avrebbero dovuto andare in pensione. Quindi l'aspetto positivo è che c'è un tentativo. Vediamo poi che cosa accadrà in Europa, quanto riuscirà a spuntare questa innovazione, questo cambiamento di visione, diciamo così. Sappiamo l'Europa quanto tiene duro su questo tema, però io ritengo che sia molto positivo il fatto di aver cambiato la visione, di immaginare di uscire dalla crisi economica non gravando sempre sui soliti e soprattutto sui più poveri, o comunque la classe media per esempio è stata devastata negli ultimi 10 anni, non lo dico io, lo dicono i dati economici, cioè, quindi con una forte flessione della domanda per la minore disponibilità della domanda interna fortemente. E quindi l'aspetto positivo è questo, c'è una tendenza a finalmente a riconoscere che il 97% del nostro tessuto produttivo è fatto da imprese, soprattutto fino a 10 dipendenti, che è una cosa unica nel panorama diciamo mondiale, europeo sicuramente, non mondiale. E quindi la nostra economia non può prescindere dall'attenzione che ci vuole dalla piccola impresa. Io non ritengo che i provvedimenti siano esaustivi, probabilmente credito d'imposta per le assunzioni per esempio sarebbe stato una misura intelligente. La legge sull'apprendistato, per esempio, bisognava metterci mano in una maniera più incidente. Anche tutto il tema che riguarda, per esempio, il reddito di cittadinanza. Ecco, io avrei immaginato un'operazione che riuscisse a collegare insieme reddito di cittadinanza e apprendistato, collegare quindi forme di collaborazione che al momento nella visione del reddito di cittadinanza non sono molto chiare, però se si fosse in qualche maniera immaginato un rapporto con alcuni tipi per esempio di artigianato, alcuni tipi di imprese che sono particolarmente educative sotto vari punti di vista, probabilmente i risultati potrebbero essere migliori. Capisco la difficoltà del governo che ovviamente in pochi mesi ha dovuto mettere in piedi delle misure, come dire, rivoluzionarie rispetto al precedente.
Nei colloqui che Confartigianato ha avuto anche con, che sono stati lunghi, insomma, ce ne sono stati diversi col governo e con il rappresentante del governo, noi abbiamo proprio posto questo tema, il tema dell'apprendistato, il tema della piccola impresa e degli insegnamenti che la piccola impresa può dare. Lei ha citato il reddito di cittadinanza e in relazione alla manovra 2019 si è detto che bisogna valutare la sostenibilità delle spese di natura assistenziale. In particolare si dice non è accettabile che gli artigiani versino contributi all'INPS per decenni e si trovino poi a percepire una pensione pari a quella di chi riceverà la pensione di cittadinanza senza aver versato nulla alle casse previdenziali. Qual è il suo punto di vista quindi sul reddito di cittadinanza? E questa è la grande contraddizione. La grande contraddizione è che qualcuno può sedersi sugli allori e quindi non in tutto il tema dell'autoimprenditorialità, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore, avrebbe potuto avere una sua collocazione all'interno dell'impostazione del reddito di cittadinanza. Se tu hai un'idea e crei un'impresa, il tuo reddito di cittadinanza diventa poi una forma di investimento, ecco, io voglio utilizzare questo termine, investimento su una tua attività. E quindi questo problema può esistere. D'altro canto, sappiamo bene tutti che forme simili al reddito di cittadinanza esistono in tutta Europa, quindi non è che siamo nei primi, negli ultimi, saremo gli ultimi a immaginare interventi di questo tipo. Teniamo assolutamente presente, perché io la guardo anche da un altro punto di vista, da chi insomma vive un sud che ha molte difficoltà, quindi interventi di questo tipo io non li vedo in maniera negativa. Li collegherei sempre alla produttività e li collegherei sempre a forme di imprenditorialità personali. Noi abbiamo un paese pieno di creatività, abbiamo giovani altamente anche di una istruzione piuttosto alta, abbiamo molti laureati, in particolare al sud, abbiamo quindi una potenzialità che si può esprimere attraverso tutte le forme possibili. Teniamo presente il turismo, teniamo presente le nuove economie, green economy, teniamo presente economia circolare, beni culturali, tutto quello che si può collegare a un paese che ha nell'arte e nella cultura uno degli elementi fondamentali. La propria anima. La propria anima, quindi immaginerei un tipo di immaginerei sempre questi interventi collegati alla produttività, all'investimento, ecco, all'investimento sulla creatività, sulla conoscenza, in particolare dei nostri giovani. Un altro tema molto caldo è quello della pressione fiscale e proprio dall'Ufficio Studi di Confartigianato si evince che la pressione fiscale supera di 18,6 miliardi di euro la media europea. Per combatterla il presidente di Confartigianato nazionale propone due alternative. La prima è rendere possibile il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata per completare e rendere fruibile la tassazione di cassa e in secondo luogo consentire la deducibilità totale dell'IMU sugli immobili strumentali. Poi c'è anche tutto il tema dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione che provoca voragini di circa 56 miliardi di euro nei bilanci delle piccole e medie imprese. Beh, quello che propone Merletti al riguardo della compensazione tra debiti e crediti sembra tutto molto semplice, tutto così fattibile, ma in realtà non è così. Lo si sarebbe già fatto nel caso contrario. Il tema è veramente importante. Io ho conosciuto delle imprese che sono fallite per colpa dello Stato. Sono fallite perché sono venuti meno i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, avendo lavorato per la pubblica amministrazione. E anche quel periodo là, che io ricordo
con molta malinconia quello dei suicidi, che voi ricordate, noi creammo uno sportello apposito. Era legato proprio a molti delle persone che venivano da noi, erano collegate e purtroppo avevano avuto esperienze negative di questo tipo. Quindi i temi che pone Merletti sono dei temi fondamentali. Io stento a credere che possano tutti essere risolti. Faccio un esempio, si parlava di queste compensazioni per il condono fiscale, per esempio. Adesso pare che non sia più così, sia cambiata qualche cosa. Insomma, il problema è che noi abbiamo un debito talmente forte che capisco pure che i movimenti, con una crescita piuttosto bassa e limitata, abbiamo margini di manovra molto limitati. La rivoluzione secondo me dovrebbe essere proprio questa, puntare su una maggiore, io la vedo così, puntare su una maggiore crescita e non unicamente verificando il debito, non piangersi il debito che abbiamo, perché ovviamente con una crescita maggiore tutto, la visione generale delle cose cambierebbe. C'è anche tutta la cultura del rischio. Esatto, e la pressione fiscale in Italia è altissima, è tra le più alte credo del mondo, con dei servizi che diventano sempre più scadenti, perché poi alla fine negli ultimi 10 anni è un dato credo ufficiale che i servizi, la nostra sanità per esempio, è sicuramente peggiorata negli ultimi 10 anni. Quindi in cambio di una pressione fiscale che diventa sempre più concepibile per una piccola impresa, siamo oltre il 55%, insomma, quindi molti imprenditori considerano, come dire, lo Stato un socio, non un socio, non solo occulto, ma anche fastidioso, perché non ti aiuta neanche nelle cose più semplici, non ti aiuta neanche con gli asili nido. C'è tutto un tema al sud degli asili nido, che non è il caso di ricordare, ma sicuramente anche quello è un dato, quello della sanità, quello della scuola, quello dell'occupazione dei giovani, e quindi tutte queste cose insieme, quello dell'infrastruttura, ad esempio. E quindi se noi non riusciamo attraverso anche le infrastrutture, no? Anche le strade, le ferrovie, gli aeroporti, pensiamo a quanti aeroporti ci sono in Lombardia e quanti aeroporti ci sono in tutto il sud. Avete mai fatto una riflessione di questo tipo? È pazzesco. Insomma, io credo che l'Italia non potrà mai crescere, non potrà mai fare quel grande salto di qualità se non parte il sud. Sono d'accordo con lei, e da questo punto di vista come inquadriamo le zone economiche speciali? Sono una vera opportunità per la Campania e potrebbero rappresentare il rilancio effettivo, però il problema è rendere duraturi nel tempo i vantaggi degli incentivi previsti dalle zone economiche speciali. Questo è, sicuramente sono un'opportunità. Come dice lei, sono una grande opportunità. Io ho perplessità rispetto a due temi. Abbiamo una classe politica per certi versi o distratta o in qualche caso incompetente, e quindi ho preoccupazione di quando affrontano questi temi di macroeconomia che riguardano territori che non sono neanche semplici, perché sicuramente non sono di quelli, come dire, che buttano la spazzatura sotto il tappeto, quindi abbiamo dei territori che sono anche difficili, e non abbiamo una classe politica illuminata che è in grado di capire il territorio, in grado di capire la vocazione di quel territorio. Si è sempre parlato, come dire, prima si utilizzava un termine, sviluppo dal basso, cioè assecondando quelle che erano
le culture, diciamo, del territorio. Mi pare che ciò non stia accadendo in Regione Campania e quindi sono preoccupato da come possano essere gestite dalla classe politica e sono preoccupato che rispetto a queste risorse non ci sia una distribuzione equa, o arrivi qualcuno dal nord che fiuta l'investimento, come già è accaduto credo tante volte, o che ci sia qualcuno più intelligente degli altri, per utilizzare questo termine, e quindi il governo di queste misure, ne abbiamo avute tantissime negli anni, io sono piuttosto vecchio da ricordarmene quasi tutte, e poche hanno avuto riscontri importanti. Il 14 settembre si è tenuto a Napoli un importante convegno dal titolo La legalità, la normalità e il buonsenso nell'ambito della Convention del Mezzogiorno. Non è un caso che è stata scelta la città di Napoli, una città che sta vivendo un rinascimento, si dice, e soprattutto i relatori hanno ribadito come l'artigianato e la piccola impresa siano il valore base per recuperare la legalità e la coesione sociale. Quindi le chiedo in che modo e perché soprattutto il ruolo di Confartigianato sul territorio napoletano e ovviamente anche per la nostra regione in generale. Intanto ci siamo battuti noi per fare a Napoli questa importante manifestazione che faceva parte di un programma svolto da Confartigianato nell'ambito della Convention per il Mezzogiorno, che poi è stata a Palermo. C'è stato questo percorso dall'Aquila, Bari, Napoli fino a Palermo, si è concluso a Palermo. A Napoli è toccata una giornata molto importante, credo tra le più importanti di Confartigianato negli ultimi anni per il Mezzogiorno. Questo tema della legalità. Il tema della legalità declinato in senso molto positivo. Io ho voluto in particolare questa impostazione. Io credo che Napoli sia la città che negli ultimi anni abbia sentito maggiormente questo tema e lo abbia combattuto in maniera molto, molto, molto violenta, in qualche maniera, il tema dell'illegalità. Ma io non parlo solo delle istituzioni, io credo che la città stia prendendo atto della sua storia. Cioè, se tutta questa cultura non è un discorso romantico, è un discorso molto reale, molto realistico, se noi riusciamo a trasmettere anche a tutti i nostri concittadini dell'importanza che può avere questa città e della cultura che può trasmettere questa città, io credo che noi possiamo essere vincenti. Questo percorso, secondo me, è partito. Ovviamente c'è tanto da fare, non è che siamo. Però io credo che Napoli, attraverso, e noi durante il convegno l'abbiamo fatto, attraverso alcuni esempi, l'esempio di Ciro Corona, l'esempio di Virginia Capuano, che sono delle persone che non sono venute là a raccontare teorie, sono venute là a raccontare le loro esperienze. Ciro Corona gestisce un bene sequestrato alla Camorra e lo gestisce con tutta la determinazione e la forza che fanno parte del suo carattere. Virginia si occupa di disagio, si occupa di problematiche e lo fa in una maniera nel centro storico di Napoli e lo fa in maniera determinata, e questi, come tantissimi altri, sono gli esempi di una Napoli che attraverso queste azioni combatte fortemente tutte le forme di illegalità che vanno dalla Camorra, nella accezione più tremenda, ma ovviamente vanno in tante altre forme di piccole illegalità che poi alla fine ci infastidiscono e danno un'immagine della città che non è sempre positiva. È bene che si conoscano i due aspetti di questa città. Confartigianato è quindi nell'evoluzione anche del mondo associativo. C'è
a detta di tutti, come dire, una sorta di crisi dei corpi intermedi, che prima avevano un ruolo molto più importante nella società, e adesso c'è qualcuno che sostiene che probabilmente non sono importanti come lo erano qualche anno fa. Io sono invece convinto che in una democrazia compiuta, e la nostra non è ancora una democrazia compiuta, i corpi intermedi, le associazioni, le aggregazioni di cittadini possono svolgere un ruolo fondamentale. La democrazia non è solo andare a votare ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni 4 anni, non è mettere un X sulla scheda. La democrazia è quello che ciascuno di noi fa giorno per giorno. Così si costruisce un paese democratico. E quindi anche tutte le forme associative, tutte le forme di aggregazione tra i soggetti possono avere un ruolo fondamentale. Detto questo, Confartigianato, che è la maggiore associazione di imprese esistente in Italia, con oltre 400.000 iscritti, deve interessarsi non solo della tutela della rappresentanza delle imprese, ma nell'evoluzione di un'associazione moderna, di un'associazione che vuole avere un grande futuro, nonostante abbia un grande passato, ma che guardi al futuro, deve rappresentare territorio. Che significa rappresentare territorio? Deve rappresentare le istanze di quel territorio e deve conoscere bene quel territorio. Come fa un'impresa a svilupparsi se il territorio ha dei problemi? Lo sviluppo di un'impresa è direttamente proporzionale a quanto il territorio sia in grado di assecondare quello sviluppo, attraverso tutte le iniziative possibili e immaginabili, attraverso la coesione sociale di quel territorio, attraverso l'equilibrio di quel territorio. Se un territorio ha troppa disoccupazione, neanche l'impresa ha l'humus giusto per poter, o se gli mancano le infrastrutture, o se gli mancano le strade, o se c'è troppa delinquenza. E quindi l'associazione deve cominciare a immaginare, e noi lo stiamo facendo a Napoli, e voglio dire che forse a Napoli siamo all'avanguardia in questo senso. Noi, la nostra ambizione è quella là di rappresentare non solo l'impresa e le problematiche generali, gli interessi collettivi dell'impresa, ma le famiglie, i giovani, le persone, interessarci dei temi del territorio. In questo ambito, e per lanciare proprio questa innovazione, se vogliamo così, perché questa è una grande innovazione nel mondo associativo, io ho voluto che questa iniziativa sulla legalità, perché tutti i temi di cui stiamo parlando sono tutti collegati al tema della legalità e al tema dello sviluppo. E quindi ho voluto che si facesse a Napoli questa iniziativa proprio per rilanciare questo modo, diciamo, più autorevole e che ha più futuro di fare associazioni. Se le associazioni non evolvono la loro attività in questo senso e diventano poi fondamentali per lo sviluppo di quel territorio, probabilmente diventano, come la politica vuole, dei corpi intermedi inutili. Ma se le associazioni riescano a interpretare e a rappresentare anche i territori, oltre che le imprese, diventano poi un punto di riferimento fondamentale delle quali anche la politica non ne potrà fare a meno. Non posso non chiederle del bando artigianato 2018, luci ed ombre. C'è una buona intenzione. Teniamo presente che la Regione Campania, quando la prima azione che ha fatto quando si è insediata, ha eliminato le commissioni provinciali, l'interesse per l'artigianato, come dire, è stato un interesse a escludere. Ha eliminato una legge quadro sull'artigianato che non era ancora stata applicata, perché era stata fatta negli ultimi tempi della scorsa legislatura. Ma diciamo, ha mostrato un interesse molto relativo per il mondo dell'artigianato. Questi bandi probabilmente sono uno scrupolo di coscienza che si sono posti poi successivamente, però la burocratizzazione
di tutto poi alla fine rende molto difficili. Noi ne abbiamo curate diverse, abbiamo uno sportello che fa questo, ma c'è una sorta di burocratizzazione troppo elevata, si premia magari chi non meriterebbe di essere premiato, bisogna individuare determinate categorie, alcune categorie sono obsolete, insomma c'è buona volontà ma c'è poca conoscenza a mio parere. Ritengo che il mondo dell'artigianato è un mondo complicato, il mondo della manifattura in particolare è un mondo complicato, è un mondo che bisogna conoscere bene, anche nelle consultazioni che noi facciamo sistematicamente con la Regione, quando hanno la compiacenza di ascoltarci, si ha la sensazione che ti convochino per prendere atto di determinate situazioni, quindi si aggiunge a una fondamentale incompetenza del mondo delle imprese anche una forma di presunzione di poter conoscere tutti i problemi. Io non credo che sia la strada buona per risolvere i problemi in campagna. La politica deve ascoltare. Io ho la sensazione che chi fa politica in regione, soprattutto nell'ambito delle imprese, ascolti poco e presume di risolvere problemi che poi alla fine non vengono risolti. Dopo 3 anni di commissariamento è ripartita la Camera di Commercio di Napoli, il 22 ottobre è stato eletto il nuovo presidente. Cosa rappresenta questo per il tessuto produttivo nostrano? Ma la Camera di Commercio è un punto di riferimento fondamentale per le imprese, lo è sempre stato, con difficoltà, non sempre al meglio, con anni positivi, anni negativi, ma credo che la Camera di Commercio, addirittura qualche anno fa, fu considerata l'ente pubblico, parlo di 3-4 anni fa, l'ente pubblico più fattivo, più operativo, meglio visto dal mondo delle imprese. E il tema è che questo rinnovo è stato fatto, a mio parere e a parere delle associazioni storiche, è stato fatto non tenendo conto della vera rappresentatività del mondo imprenditoriale. Voglio solo ricordare che la Camera di Commercio è l'unico ente che prevede la rappresentanza da parte diretta da parte delle imprese attraverso il mondo associativo. Il mondo associativo viene rappresentato in base a quanto esprime, qui al numero dei propri iscritti. Questo controllo dei propri iscritti veri, cioè imprenditori che hanno non solo firmato un documento, una delega all'associazione a essere rappresentati, ma hanno pure versato una quota associativa. Questi sono due elementi che la legge stabilisce per poter esprimere i numeri di ciascuna associazione. Noi siamo convinti che nell'analisi che toccava prima alla Camera di Commercio e poi alla Regione Campania, non sono stati, come dire, i numeri non sono stati rispettati e quindi c'è una rappresentanza che a nostro parere non è pari alla vera rappresentanza che c'è nel mondo imprenditoriale. Abbiamo fatto un ricorso nel frattempo, è stato eletto il presidente della Camera di Commercio. Io, per amor di Dio, non faccio mai discussioni di tipo personale, quindi va bene chiunque fino a prova contraria. Però io contesto la formazione del Consiglio Camerale perché a mio parere non è corrispondente a quelle che sono le forze in campo dal punto di vista associativo. Ricordo che le associazioni, tanto bistrattate in generale, comunque svolgono sul territorio un'azione molto importante.
un'azione di aggregazione, ritorno al ragionamento che facevamo prima della coesione sociale e della soluzione di diversi problemi per il mondo dell'artigianato. Per non parlare poi delle associazioni a livello nazionale che ragionano col governo e spesso portano a casa anche grandi risultati. Accesso al credito e costo del denaro, una spina nel fianco delle piccole e medie imprese. A pesare sulle piccole imprese del Sud, infatti, il costo del denaro e tasse di interesse per prestiti a breve termine si attestano all'8,21% rispetto al 6,50% applicato nel centro-nord e al 5,16% previsto per le imprese meridionali e medio-grandi. Un sistema che va sicuramente cambiato. È verissimo, c'è un'enorme differenza, ma non è solo quello. È proprio l'operatività delle banche che è completamente diversa da nord a sud. Sembrerebbe che al sud le imprese, come dire, abbiano sicuramente, smentendo dai fatti, perché non è così, abbiano una credibilità maggiore di quelle del sud, quelle del nord. Non è così. C'è una mentalità delle banche che assolutamente deve migliorare nella visione. Ultimamente, tra l'altro, è anche peggio. Negli ultimi tempi verifichiamo che il rapporto delle banche con le imprese del sud è veramente negativo. I dati dicono di diminuzioni delle erogazioni alle imprese. Tra l'altro c'è un dato molto interessante, io mi occupo in profondità di questo e guardavo alcuni dati. Voi sapete, è un dato conosciuto da tutti, che il 97% delle imprese sono microimprese in Italia. Pensate che il 96-97% di queste imprese ha un totale di finanziamenti da parte delle banche che è inferiore a quello che è il resto delle... Sì, è vero, quelle sono grandi. Questo la dice lunga sull'interesse che hanno le banche a finanziare le piccole imprese. Su questo c'è veramente tanto da fare e soprattutto c'è da immaginare delle forme di garanzia. Medio Credito Centrale, per esempio, MCC, che è una ottima soluzione, però io proporrei di almeno di limitare l'accesso a Medio Credito Centrale da parte delle banche fino a 100.000-200.000 euro e dedicarlo solo ai confidi. Il tema dei confini è un altro tema molto importante. Voglio solo ricordare che i confini facilitano il credito alle imprese garantendo una parte del finanziamento. Cioè, che significa? Se io imprenditore prendo 100.000 euro, il confini mi garantisce 50.000 euro. Cioè, che significa? Che se io non restituisco i soldi alla banca, li vanno a prendere dei soldi che il confini ha già depositato in banca. Molti questa cosa non l'hanno capita, al nord l'hanno capita molto bene, tanto è vero che il funzionamento e l'interesse anche delle istituzioni per i confidi al nord è di gran lunga diverso, lo è stato negli ultimi anni e lo è anche adesso, di gran lunga diverso. La regione Campania è all'ultimo posto in questo, per l'interesse che ha avuto nei confronti del sistema confidi e del sistema credito. Non so quanto per ignoranza, non so quanto per poca dimestichezza con la materia, per sensibilità o altro, ma la Regione Campania ha fatto veramente poco. Ha fatto molto la Camera di Commercio negli ultimi anni, prima del commissariamento. Teniamo presente che in Italia la capacità di garantire dei confidi per l'artigianato è al 38%, è altissima, cioè molto meno al sud, la media è al 38%, al nord una pratica su due viene garantita da un confidi.
e quindi possono essere uno strumento molto importante se conosciuto bene, se capito bene, ma soprattutto se anche gestito bene. Ci sono dei parametri ai quali bisogna attenersi, autorizzazione di Banca d'Italia, come dire, gestire un organismo di garanzia ti obbliga agli stessi adempimenti quasi ai quali è obbligata una banca. Quindi i meccanismi di controllo rispetto a questo tema sono tantissimi. Impresa 4.0. Secondo l'ultimo rapporto di Unioncamere, un'assunzione su tre ha richiesto la capacità di gestire ed applicare competenze 4.0. Come costruire skill e competenze 4.0? A suo avviso è necessario creare nuovi percorsi universitari? Questa è una domanda che io amo moltissimo, perché ultimamente io sono stato la settimana scorsa alla Federico II, al Dipartimento di Ingegneria, alla Facoltà di Ingegneria, con la quale abbiamo chiuso un accordo, un protocollo d'intesa, per un'iniziativa interessantissima. Parlo di questo perché è una cosa che mi affascina molto. Gli studenti sfidano le imprese, un'iniziativa che ci sarà nel mese di febbraio. Le imprese sono già al lavoro per porre a questo, gli studenti ormai alla fine del loro percorso di laurea, quindi vicini alla tesi, quindi è un gruppo di studio che mette insieme studenti di ingegneria gestionale, di economia, è un gruppo che si chiama Digita, è a San Giovanni, che non so, 50 ragazzi, sono 50 ragazzi, io sono stato qualche giorno fa con loro, è stato un incontro molto molto simpatico, molto interessante, perché ho visto proprio da parte loro una gran bella voglia di collaborare con le imprese e quindi è una provocazione che adesso iniziamo, loro in una notte che mi pare alla fine di febbraio, 28 febbraio, avranno tutte queste domande da parte delle imprese, domande concrete, fatti concreti, di cose, di soluzioni ai problemi delle imprese che loro immagineranno di risolvere. Ovviamente non finirà quella notte, ma questa collaborazione diventerà sistematica tra il mondo dell'università, finalmente concreta, tra il mondo dell'università e il mondo delle imprese, e soprattutto della piccola impresa. E noi cercheremo di mettere insieme queste competenze cercando una sorta di commistione, trasferendo ai ragazzi magari la voglia di intraprendere, la voglia di creare impresa e magari risolvendo qualche problema alle imprese che già esistono. Teniamo presente che oggi il mondo dell'artigianato non è più il mondo, no, o comunque non è solo il mondo dell'artigianato tradizionale che noi conosciamo. Tra le nostre imprese ci sono imprese che si occupano di biotecnologie, ci sono imprese che fanno rilievi sottomarini attraverso i droni, ci sono imprese altamente tecnologiche, quindi sono le imprese vincenti proprio in questo momento. Quindi questo rapporto tra università e imprese, secondo me, tanto decantato negli anni passati ma poco realizzato in concreto, io ritengo che possa essere vincente. Tra l'altro l'Università di Napoli mi dicevano che è all'avanguardia in Italia e forse anche in Europa, la Facoltà di Ingegneria di Napoli in Europa, quindi, perché l'altro tema è che questi ragazzi, una volta laureati, alla fine molti di loro, il pericolo è che vanno a lavorare all'estero o al nord o addirittura all'estero. Quindi tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto vengono buttati al vento. Invece noi dobbiamo fare in modo che questo rapporto tra imprese e studenti, anche attraverso l'autoimprenditorialità, ritorno su questo tema, anche rispetto alla creatività che può aggiungersi alla loro competenza, crea occupazione, crea sviluppo economico, crea
un territorio che a mio parere già credo che sia, Napoli credo che sia ai primi posti nelle start-up innovative. È la prima in Italia, quindi voglio dire, ho la sensazione che sia la strada giusta questa, no? Spingere su questo tema. E poi a me mi affascina l'idea che l'impresa che ha un forte connotato, io lo chiamo di artigianalità, nel senso della competenza dell'imprenditore, sia un'impresa vincente e a mio parere va anche immaginata fiscalmente e amministrativamente in una maniera diversa. Questa è un'idea, il mio pallino che ho da anni, deve essere vista in una maniera diversa da un'impresa che è costituita solo da capitale. Mi spiego meglio, se io sono un imprenditore e ho determinate conoscenze, ho determinate competenze e accanto a questo ci metto anche il capitale, è un tipo di impresa. Se io in un'altra impresa ci metto solamente il capitale, a mio parere va non solo fiscalmente e amministrativamente vista diversamente da un'impresa nella quale io investo non solo un minimo di capitale, ma soprattutto investo la mia creatività, la mia competenza, il mio impegno, la mia determinazione, io e i miei collaboratori. Ringrazio Enrico Inferrera per essere stato con noi e arrivederci al prossimo Tu per Tu di Competere Journal. Buona serata.